Buonasera e benvenuti al TG Nord. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge per gestire la fase transitoria che si apre in vista dell'eliminazione delle province, quanto annunciato oggi dal Premier Enrico Letta. Dal canto suo, il Ministro agli Affari Regionali Graziano Del Rio ha detto che con il provvedimento approvato oggi si avranno due livelli territoriali, regioni e comuni, e in mezzo l'organizzazione delle aree vaste, le città metropolitane. Ma sull'argomento si è espresso anche ieri il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, che sentiamo nella prossima intervista. La sentenza della consulta sui governatori non virtuosi, sul decreto sui governatori non virtuosi, cosa ne pensi? No, penso che la Lombardia è una regione virtuosa e che però, se questa virtuosità significa poi ridurre le prestazioni, ridurre i servizi, uno si deve chiedere, visto l'esito della sentenza, se poi valga la pena. È una domanda che io mi sto facendo, perché avere i complimenti di tutti, essere in cima alle classifiche, con la Corte dei Conti che dice la regione Lombardia è la regione più virtuosa o giù di lì, e se poi le nostre tasse servono a pagare l'assenza di virtuosità di altre regioni, beh, allora non va bene. Quindi merita una riflessione, cosa che stiamo facendo. Senta Presidente, domani va anche la città metropolitana al CDM, lei si è sempre detto favorevole. Va la città metropolitana? Il decreto sulle province. No, è un disegno di legge che però è in esame preliminare, ho letto, quindi non sarà deciso. Mi pare grande confusione sotto il cielo, perché da quello che ho capito viene istituita la città metropolitana ma rimane la provincia. E quindi non si capisce bene chi fa che cosa, cioè rimangono le province perché non possono essere abolite dalla Costituzione se non con legge costituzionale, però vengono istituite nel frattempo le città metropolitane a cui aderiscono i comuni che vogliono aderire e gli altri no. Mi sembra francamente un pasticcio che non riesco a comprendere. Noi abbiamo bisogno di chiarezza perché abbiamo l'Expo fra meno di 2 anni. E voglio capire se l'anno prossimo ci sarà la provincia di Milano, ci sarà l'area metropolitana, ci saranno tutte e due. Vorrei capire chi è il soggetto con cui interloquire. E questa proposta, così come l'ho letta, poi magari i giornali hanno riportato in modo errato, crea ulteriore confusione e quindi non va bene, no buono. Parla anche di quest'area vasta che dovrebbe essere costituita da unioni di comuni. Sì, sì, si parla di tante cose, però si parla di area metropolitana dal 1990. Sono passati 13 anni e ancora non c'è. Affrettare... 23, infatti, fantastico. 23 anni e ancora non c'è. E adesso fare una roba pasticciata che tiene insieme cose che non possono stare insieme, perché o c'è l'area metropolitana o c'è la provincia. Mettere tutte e due mi sembra una follia e mi auguro che il ministro Del Rio faccia le cose giuste. Ecco, Presidente, si pone anche un problema politico, perché una delle ipotesi è che Pisapia diventi il commissario, quindi il centrodestra, tra virgolette, perderebbe una casella dal momento che poi sostituirebbe Podestà. Una degli argomenti di maggiore... Che Pisapia sostituisca Podestà è tutto da vedere. Sì, tra l'altro c'è anche questa valutazione, no? Che la provincia di Milano ha eletto un presidente di centrodestra e con una legge questo verdetto popolare verrebbe ribaltato, affidando di fatto il governo dell'area metropolitana ad una persona di centrosinistra che non è stata eletta per questo. La democrazia impone il rispetto di certe regole, anche per questo mi pare francamente sbagliato procedere in questa direzione. Senta, sulla bandiera è cominciata la discussione in commissione al Consiglio regionale. Lasciamo che finisca. Fassina. Fantastico. L'hai piaciuta la dichiarazione? Fassina come Berlusconi. Peggio. Che Berlusconi, le cose che ha detto, era stato pesantemente contestato e accusato di essere il sostenitore dell'evasione. Fassina ha detto sostanzialmente le stesse cose, però non mi pare di aver sentito voci
di contestazione o di critica come quelle di Berlusconi. Siamo di solito, come di solito avviene, di fronte alla doppia morale, no? Al doppio pesismo. Se le cose le diciamo noi, apriti cielo. Se le dice le stesse cose il centro-sinistra, un esponente di sinistra, va tutto bene, perché voleva dire che... Fassina ha detto una cosa rilevante, non è l'ultimo della classe, non è l'ultimo arrivato, che contrasta nettamente con le stesse cose, cioè con le cose dette da Premier Letta lo stesso giorno. Lotta all'evasione, uno, e l'altro, l'evasione va giustificata. Mi pare che qualcuno dei due debba essere rimosso dal suo incarico. Non possiamo tollerare un governo che dice, che dà segnali così contrastanti, che dice l'esatto contrario, l'uno rispetto all'altro. Questa è la mia opinione. Detto questo, l'evasione fiscale va nettamente contrastata. Su questo sono d'accordo col Premier Letta e dissento dalle dichiarazioni di Fassina. E di Berlusconi. Fassina con la finale, non Fassino. Avete approvato la convenzione sulla città metropolitana, sulla città della salute? No. Sì, l'abbiamo approvata in giunta, lunedì procederemo alla firma qui con il ministro della salute, con il sindaco di Sesto, con i presidenti degli IRCS, BEST e l'Istituto Tumori. Come sapete il Comune di Milano si è sfilato protestando per il fatto che Sesto San Giovanni non è comune di Milano, è un dato di fatto, non è una decisione politica, no? Sesto San Giovanni è comune di Sesto San Giovanni, ecco, mi pare che essere così legato a sfilarsi per questo motivo non sia una bella cosa, però questo non cambia la nostra opinione e la nostra decisione, andiamo avanti. Spediti sulla città della salute, abbiamo ottenuto garanzie dalla società che deve procedere alla bonifica di rinuncia a certi atti giudiziari contro i precedenti proprietari che avrebbero rischiato di mettere a repentaglio tutta la procedura, quindi ci sono tutte le condizioni perché si proceda e si procede rapidamente. Lunedì ci sarà la sottoscrizione, i tempi previsti saranno rispettati, sarà la più imponente bonifica che viene fatta in Italia, questa, e partirà a breve, quindi sono molto soddisfatto. Una battuta sulla ricerca. Abbiamo deciso anche la costituzione della regione come parte civile nel processo contro un ex amministratore Guarischi e alcuni direttori di aziende sanitarie per un processo che inizierà il 17 settembre e che vede costoro sul banco degli imputati. 5 di loro hanno patteggiato, ma 2 per 2 il processo si farà e quindi abbiamo deciso la costituzione della regione come parte civile. D'ora in avanti così sarà, ci costituiremo parte civile in tutti i processi che coinvolgono esponenti della regione con qualunque titolo per le accuse che sono fatte. È tutto da dimostrare l'accusa naturalmente, però la costituzione della regione mi sembra un fatto rilevante da tanti punti di vista. Quindi anche sulla... Tutti i processi che vedranno coinvolti esponenti della regione, siccome viene ipotizzato un danno alla regione, la regione si costituirà parte civile, certo.